Alleluia. Di nuovo benvenuti, abbiamo accolto la parola in mezzo a noi e Gesù sarà presente e passerà in mezzo a noi in tanti modi. Ma c'è un modo privilegiato con il quale Gesù si fa sempre presente ed è il fratello e la sorella che è accanto a te, che voglio accogliere nel nome del Signore, che accogli come Gesù, che in questi giorni ti sarà accanto, ti parlerà, avrà cura di te. Allora saluta chi ti è vicino nel nome del Signore. Salutalo dicendo Shalom, nel nome del Signore. Shalom, e nel Signore, nella gioia e nelle speranze. Canto numero 481. Cosa siamo venuti a fare qui? Siamo venuti a vedere Gesù! Siamo venuti per il risorto!
compiervi è il Signore della tua vita, è il Signore dell'universo. Gloria, gloria a ogni giorno. Questa parola proclamata è per ognuno di noi. E Gesù, che è alla porta del tuo cuore, desidera entrare perché la sua resurrezione entri nella tua vita, nella tua storia. Io sono il Dio dei viventi, non dei morti. Signore, sta entrando nella nostra vita e sta riportando a vita nuova tutto ciò che era morto, tutto ciò che era nel sepolcro delle nostre vite. Gioiamo nello Spirito per quest'opera che Lui sta compiendo, che sta iniziando. Ti dice: sono il Dio dei viventi, tutti vivono in me, sono il Dio dei viventi, nella comunione dei santi, i nostri cari sono qui e lodano l'Altissimo. Amen. Insieme a noi. Amen. Amen. Esercitiamo la fede carismatica. Signore, quello che tu hai promesso lo compirai in questo giorno e noi in questi giorni vedremo la tua opera. Vedremo come tu passi a risanare e guarire ognuno di noi. Gloria a te. Gloria a te. Al termine di questo momento di preghiera vogliamo fare un atto di fede. La parola produce frutto se noi la accogliamo nella fede. Fede, fede. E allora metti la mano sul tuo cuore e proclama ad alta voce: Signore, credo nella tua vita. Signore, credo nella tua resurrezione. Signore, credo che tu mi libererai dalla morte. Signore, dalla morte. E ora in silenzio fa un atto di fede su quello che pensi che il Signore non possa risolvere, che il Signore non possa toccare. E poi dopo esclameremo tutti insieme: Signore, io credo in te. E ora insieme nella fede: Signore, Signore, io credo in te. Amen. La parola profetica è dal Vangelo di Luca, capitolo 20, versetti 37 a 38. Luca 20, 37b, scusate, 37b, 38. E ci mettiamo sotto lo sguardo della Vergine Maria.